documentario che celebra il maestro Morricone. Il racconto di una vita direttamente dalle parole del grande compositore all'amico e regista Giuseppe Tornatore. L'intervista è di Lorenzo Di Las Plazas. Sembra più un atto d'amore che un documentario, il film con il quale Giuseppe Tornatore porta sullo schermo Ennio Morricone. Lo stupore della notte spalancata sul mare. Al maestro il regista era legato da profonda amicizia e stima, oltre al rapporto professionale. Morricone aveva composto quasi tutte le musiche dei suoi film. Le tue mani. Si è fatto un'idea di come Morricone vivesse il suo genio. Una volta mi ricordo in un'intervista lui disse che la musica proveniva da una specie di altrove e lui la recuperava da questo altrove. Però lui era un genio. Secondo me non è mai stato del tutto consapevole di quanto fosse un genio della musica. Poi ovviamente era consapevole di essere un bravo musicista, di essere attrezzato come pochi. Però non era consapevole fino in fondo della sua grandezza, e questa era la chiave della sua grandezza, secondo me. Io sono fatto di tutto quello che è la musica, che ho studiato. Ennio ripercorre la vita e la carriera del grande compositore, due volte Oscar, scomparso nel 2020. I primi passi come trombettista, poi la musica pop italiana, fino alle celebri musiche da film. Ennio Morricone è stato soprattutto un innovatore, sia come arrangiatore per le canzoni pop, sia anche per la musica da cinema, soprattutto con l'uso di musica concreta, cioè di rumori. Lui ha sperimentato sempre, sia quando appunto arrangiava le canzoni dei cantanti più popolari degli anni 60, anche nell'arrangiamento della canzone più umile, più popolare, lui trovava modo di sperimentare, di applicare concetti nuovi, ricerche timbriche assolutamente originali, azzardate certe volte. Quando ho fatto il primo film, era il 61, ho detto nel 1970 smetto di fare il cinema. In Ennio, spezzoni di film da lui musicati si susseguono insieme a interviste, immagini di repertorio e concerti per mostrare la parabola esistenziale ed artistica di uno dei più grandi musicisti del Novecento. Un genio che ancora oggi è fonte di ispirazione per le nuove generazioni. It's not just popular, it's an anthem. Nel suo documentario emerge anche che forse i giovani conoscono più oggi Ennio Morricone che quando era in vita, proprio perché molte sue frasi musicali sono state usate da gruppi musicali giovani. È vero, lui è più conosciuto oggi dal pubblico e dai giovani in modo particolare che non 30, 40, 50 anni fa, quando già era un musicista di grandissimo successo, e fa parte del mistero della sua musica. Più il tempo passa, più le nuove generazioni scoprono la sua musica, la amano e ne riscontrano la novità. He's come out to that and we always leave to that deep emotion.